grazie allo staff di Insegnalo e grazie a tutti voi che così siete qui presenti per questo webinar. È un webinar molto concreto, forse entriamo nel vivo del progetto che voi state portando avanti, che è quello della realizzazione di un video per il concorso. E quindi sarà anche sì, molto concreto, cercheremo di percorrere tutte le fasi della realizzazione di un video, sapendo però che potremo solo accennare a questo fenomeno così complesso. Io per mandare avanti le slide, scusate, Hai la sto. freccettina in basso, guarda in basso sotto le slide. Ah, eccolo, sì. Bene. Perfetto. Intanto potete far riferimento a questo link perché il percorso che adesso spiegheremo nel dettaglio lo potete scaricare da questo sito. Ovviamente non lo potete copiare tutto, ma poi magari quando avrete le slide di questo webinar potete fare il copia e incolla. In ogni caso è sul sito social del concorso. Quello che, di cui dobbiamo parlare è qualcosa di molto complesso che si sviluppa nel tempo, ma che sostanzialmente tocca questi punti. Immagino che sto parlando ad insegnanti, quindi dirò cose che sono abbastanza note per loro. E come appunto è noto, dover cercare, individuare gli obiettivi di questo percorso di produzione video e insieme agli obiettivi anche stabilire quali sono i metodi attraverso il quale voi farete questo percorso, che attenzione, non è un percorso per professionisti, è un percorso educativo e quindi anche se in qualche modo calca quello che fa un professionista quando realizza un video, dal vostro punto di vista, dal punto di vista dell'educatore, dell'insegnante, voi avete degli altri obiettivi, degli obiettivi che poi devono poggiarsi su un metodo. Svilupperete dei contenuti e alla fine farete delle valutazioni. E tutto questo sistema, quando lo attraversate, è in continuo dialogo. Questi punti sono in continuo dialogo fra di loro, nel senso che gli obiettivi che voi stabilirete saranno condizionati anche dai metodi didattici che voi in qualche modo metterete in campo. E così anche la scelta dei contenuti, i contenuti del video saranno condizionati dagli obiettivi e anche dal modello di valutazione che voi poi sceglierete. Il prossimo webinar sarà proprio sulla valutazione. Quando voi mettete in campo un progetto di realizzazione di un video, dovete tener conto di alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto, chi sono gli educatori coinvolti? E per educatori intendiamo gli insegnanti disciplinari impegnati in questo percorso. Può essere uno, non so se nella vostra scuola è un solo insegnante che vuole lavorare su questo progetto, oppure ce ne sono diversi. Bisognerà guardarsi attorno se c'è l'insegnante di lingua, così di italiano, così come l'insegnante di storia dell'arte o di educazione fisica. Ecco, tutti questi elementi sono importanti per capire come procedere. Ma tra gli educatori mettiamo anche eventuali collaboratori esterni che possono essere esperti, ci aiutano, vi aiutano nella realizzazione. Valutare chi sono tutte le persone coinvolte è fondamentale, così come è fondamentale capire i tempi. In quanto tempo voi pensate di realizzare questo video? Con quante tappe, con quanti appuntamenti, in quante ore? Di quali risorse materiali noi disponiamo? Una videocamera, un computer, più videocamere, forse soltanto uno smartphone? E poi, fondamentale, i costi, cioè quanto pensate che possa venire a costare tutto questo percorso. Allora, questi elementi sono già nella fase vostra di programmazione e sono elementi che dovete mettere sulla carta e che saranno continuamente rimodulati e ripensati. Siamo ancora qui nella fase di progettazione. Nel documento che io vi ho suggerito di andare a vedere, troverete queste varie fasi, ma qui stiamo parlando di qualcosa di molto complesso.
Con Emanuela Fanelli avete affrontato uno dei linguaggi che sono specifici della produzione di un video. In realtà qui stiamo parlando di un complesso, di una complessa architettura di linguaggi. Immaginate quanto tempo impiega un ragazzo, uno studente, a scrivere qualcosa di veramente originale. Stiamo chiedendo adesso a loro, ai ragazzi, di usare tanti linguaggi, di essere alfabetizzato su tanti diversi alfabeti. La multidimensionalità di questo percorso è chiara ed è per questo che i ragazzi vanno sostenuti e supportati, perché probabilmente nel corso della scuola non si è riusciti a lavorare in maniera approfondita sul linguaggio dello storyboard, così come sulla sceneggiatura, anche se ricordo che la sceneggiatura è anche uno dei modelli di attraverso i quali si può scrivere e comporre l'esame di Stato, l'esame scritto di italiano per la prova della maturità. Chiaramente anche le riprese hanno un loro linguaggio specifico che nasce dalla fotografia, dai diversi modi attraverso i quali noi inquadriamo e usiamo la macchina fotografica per ritagliare la realtà che vogliamo appunto rappresentare. Ultimo linguaggio, forse non ultimo, ma comunque molto importante, è il montaggio. Il montaggio forse è il linguaggio principe attraverso il quale noi costruiamo la sintassi del nostro video. Quindi stiamo parlando di qualcosa di molto complesso, ma che comunque si può fare a vari livelli di complessità, quindi non bisogna scoraggiarsi e avere il coraggio di attraversarli tutti. Il percorso che vi suggeriamo in questo caso è un percorso sequenziale fatto in varie tappe e ogni tappa la vedremo in dettaglio. Sono 7 punti che vogliamo attraversare e ognuno di questi punti ha, come vedete qui in arancione, delle domande chiave. Sono le domande che noi facciamo agli studenti e ogni punto ha anche degli esiti, degli output, cioè il percorso finale che è il video in realtà ha tutta una serie diciamo intermedia di esiti concreti, cioè che cosa esce fuori da ognuna di queste tappe. Vediamo questo percorso in concreto. La prima fase è una fase estremamente importante, è il brainstorming. Nel brainstorming l'insegnante opera una scelta fondamentale, metodologica, che è quella di partire dalle conoscenze che i ragazzi hanno su quel determinato argomento. Il brainstorming è il momento in cui voi sollecitate i ragazzi a tirar fuori tutto quel poco o molto che conoscono sull'argomento. Nel brainstorming ci sono alcune domande chiave che voglio così condividere con voi e che potete anche integrare, ovviamente. Ad esempio, se il tema è appunto quello scelto sul lavoro, sullo sfruttamento del lavoro minorile, è probabile che i ragazzi abbiano delle idee parziali legate al senso comune. È molto motivante ed è corretto dal punto di vista metodologico, partire da queste idee, per quanto possano essere limitate oppure scontate. È motivante perché il ragazzo è come così. Voi sapete che ogni conoscenza nuova va a legarsi a delle conoscenze precedenti degli studenti, degli alunni. Quindi è estremamente importante partire da queste conoscenze senza aver timore che queste conoscenze sono così limitate. Quindi sono domande del tipo: cosa conoscete? Avete aneddoti, eventi da raccontare? Cosa pensate di dover approfondire e ricercate? Perché è proprio su queste domande di base che poi loro andranno ad operare la ricerca. Potete capire che dal punto di vista educativo questo è estremamente importante. Il brainstorming ovviamente ha un esito produttivo molto semplice, cioè un elenco di argomenti, un elenco di conoscenze. Si parte da quello che noi
come gruppo conosciamo su quel determinato tema, quel determinato argomento. Su questa base è chiaro che inizia la fase vera e propria della ricerca. La produzione video come strumento formativo serve proprio a questo, serve a conoscere di più, serve a confermare delle conoscenze oppure confrontare le nostre conoscenze con altre, ad approfondire l'argomento, saperne di più attraverso uno strumento che non è solo appunto di studio mnemonico, ma è operativo e concreto. Cioè, i ragazzi arriveranno poi a sviluppare un loro messaggio. Dopo la fase di brainstorming, che potete modulare voi, chiaramente il piccolo gruppo è importante perché è importante che tutti in qualche modo si possano esprimere, perché tutti nel brainstorming entrano a far parte del gruppo di lavoro in maniera ancora indistinta, ma ognuno con la propria capacità e la propria esigenza. La seconda fase, quindi, è la fase della ricerca. Cioè, una volta che c'è una bella lista di domande che il brainstorming ha tirato fuori, perché non si può sapere tutto di un argomento, o forse lo si può sapere, ma poi c'è una fase in cui quello che non si sa lo si deve apprendere in qualche modo, per limitare e delimitare anche il campo della nostra conoscenza. Si fa una fase di ricerca. Questa ricerca come può essere fatta? Ovviamente attraverso internet, ma può essere fatta anche andando a chiedere a esperti, testimoni chiave. In questo caso entrano in campo appunto eventuali persone che possono essere particolarmente preparate sul campo, possono essere esperti che voi conoscete o che tra i ragazzi stessi, tra i professori. Le domande quindi in questo caso cominciano un po' alla volta a trovare delle risposte. Si accumula materiale, immagini, documenti, video. Un insieme di materiale che andrà a costituire un corpus che poi diventa il corpus che darà vita ai contenuti del video. Quindi in questo caso si parte dalla ricerca di materiale. Allora, le domande chiave di questa fase, come vedete, avete trovato risposta alle domande? Può darsi che i ragazzi abbiano tirato fuori domande. Io non voglio così suggerire tutto quello che può venire fuori, perché in questa metodologia non esiste un percorso preordinato. Come vedete, dobbiamo aspettarci un po' di tutto. A volte i ragazzi possono tirare fuori domande banali, ma partiamo da questo. Ecco, però questa fase di ricerca ha sicuramente permesso di avere delle risposte. Queste risposte possono pian piano essere messe in forma scritta, possono essere documenti video individuati sul web, possono essere immagini. Tutto questo diventa da stimolo per la fase successiva, che è quella proprio della individuazione del tema. La scelta del tema è qualcosa che può nascere anche all'inizio. La scelta del tema è qualcosa che può così frullare nella testa già dai primi momenti, ma a un certo punto bisogna anche scegliere un tema possibile, un tema che non voglia così affrontare l'argomento solo sulle linee generali. I video che sono riusciti, che sono riusciti sono video che magari hanno il coraggio di prendere solo un aspetto di un grande campo di contenuti. La scelta del tema vuol dire anche avere il coraggio di togliere cose interessanti, eliminarle o comunque metterle da parte per concentrarsi su un aspetto. Perché è l'aspetto possibile, perché è l'aspetto che interessa la maggior parte, è l'aspetto su cui forse abbiamo raccolto più documentazione. In questo caso domande del tipo cosa volete veramente dire? Ai ragazzi bisogna chiedere che cosa vogliono effettivamente comunicare, hanno raccolto dei materiali, dei documenti, in che modo pensano di raccontarlo? Qui pian piano forse
anche se può avvenire anche in altre fasi, si fa una scelta anche del genere del video. Può essere un documentario, può essere una inchiesta, può essere una fiction, uno spot. Ognuna di queste modalità è ovvio che sviluppa e risponde a determinate esigenze. Se noi non ne sappiamo abbastanza del lavoro minorile, vogliamo così essere più informati, io farò un'inchiesta, faremo un'inchiesta, andremo a intervistare concretamente qualcuno, andremo a documentare qualcosa, magari intervistare delle persone anziane che hanno vissuto questo problema da bambini, io voglio saperne di più. Se invece io ho davanti agli occhi qualcosa di concreto, posso andare a fare un documento, un documentario, quindi andare a raccontare ciò che già esiste, oppure posso ricostruire un evento attraverso la fiction, qualcosa di inventato, oppure lanciare un messaggio, se ho maturato un'idea forte, la posso lanciare attraverso uno spot, che è un messaggio sintetico. E in questa fase, insieme alla scelta del tema, si fa un'altra operazione. Questa operazione è anche quella della rassegna di tutto quello che il gruppo sa fare. Uno degli aspetti anche molto importanti della produzione video è la possibilità di distribuire i compiti in base alle proprie inclinazioni, alle proprie competenze. Quindi nel gruppo dei ragazzi ci possono essere ragazzi particolarmente portati all'uso della videocamera, quindi star dietro, altri invece sono portati a star davanti, quindi essere impegnati come speaker o come attori. In questa fase si va alla ricerca delle risorse interne, del che cosa io so fare, cosa posso dare nel mio specifico. La scuola in questo caso, quindi somiglia al mondo dell'informale, quindi non all'educazione formale, ma quell'educazione, diciamo, del mondo extrascolastico dove ognuno gioca il proprio ruolo. È estremamente motivante per un ragazzo poter intervenire secondo le proprie inclinazioni. In questa fase, anche insieme alla scelta del tema, anche se non è scritto, lo diciamo, in questa fase anche si va alla ricerca di eventuali risorse. Il video nasce non solo per i contenuti, ma il video nasce anche per il percorso organizzativo che andiamo a fare. Quindi per risorse intendiamo di che cosa disponiamo? Le domande sono queste. Abbiamo gli strumenti? In quanto tempo? È chiaro che l'insegnante queste cose le ha in qualche modo elaborate prima, ma se i ragazzi un po' alla volta diventano consapevoli di questo percorso, fanno una ulteriore riflessione su questa, dimensione nuova dell'imparare, che è quella non solo di imparare, ma riflettere sul proprio apprendimento. Gli output che vedete qui scritti, sono appunto degli appunti, degli elenchi, l'elenco dell'expertise, l'elenco anche delle risorse tecnologiche, e pian piano trova anche posto un'agenda che è l'agenda di lavoro, cioè stabiliamo le tappe e vediamo in quali spazi e in quali tempi possiamo operare. La scrittura del soggetto è finalmente il momento in cui queste idee cominciano a trovare corpo. Con Emanuela Fanelli avete, mi sembra, già abbastanza trattato questo tema. Il soggetto è comunque una scaletta che riassume sulla carta il video e quindi lavorare su un video, come vedete, significa anche saper in qualche modo scrivere. E la fase successiva è invece quella delle riprese. Per le riprese, finalmente entriamo nel cuore, della produzione video. Si possono usare strumenti oggi, che sono nelle tasche di tutti, quindi usare il cellulare. In questo caso, in questa foto, come vedete, che abbiamo tratto dal concorso, un concorso simile al vostro, che è Energy Beats, i ragazzi hanno usato uno smartphone e quindi le riprese sono state fatte con degli smartphone che ormai fanno delle riprese di buona qualità.
Una domanda importante in questa fase che di solito si trascura, oppure magari la si ritiene importante solo alla fine, è quella delle liberatorie per la ripresa dei soggetti. In questo caso non è solo un problema burocratico, ma educativo, nel senso che la riflessione, l'importanza della ripresa è legata anche al rispetto che si deve avere sempre più per le persone che vengono riprese. Esiste un'etica che va costruita gradualmente, che è l'etica appunto dell'uso dell'immagine degli altri, che è un percorso lungo, che oggi non viene praticato, ma che porta gradualmente alla comprensione che non possiamo usare le immagini degli altri come ci pare. Le riprese possono essere fatte su diversi supporti e qui non possiamo entrare nello specifico tecnico, essendo un webinar e quindi online non posso farvi vedere concretamente quanti sono i supporti. Non esistono quasi più le videocassette, esistono ormai delle memorie solide e dei file in video che si possono poi utilizzare direttamente. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di verificare se poi i file che il vostro strumento di ripresa ha prodotto sono facilmente leggibili, altrimenti dal sistema di montaggio, intendo. Altrimenti bisognerà riconvertirli o convertirli in un formato utile per il montaggio. La fase del montaggio è una fase che a volte viene fatta da un esperto perché è una fase piuttosto complicata, in quanto il montaggio ha delle regole specifiche cioè, che sono sconosciute ai più. O meglio, noi siamo degli ottimi lettori di video, ma quando poi dobbiamo mettere in ordine delle clip in sequenza, non riusciamo facilmente a stabilire come metterle, secondo l'ordine giusto. Non sto qui a suggerirvi, o meglio, lo posso anche fare, ma ci sono una quantità di software utili per il montaggio, ma sono i software che la Microsoft mette di default sul sistema Windows, che è Movie Maker, ad esempio. Ci sono software professionali come software Adobe ha delle versioni più costose, ha delle versioni molto meno costose. Ci sono software gratuiti, software che vi permettono con una piccola spesa di acquistare un prodotto comunque ormai di buona qualità. Su questo penso che la scuola che si impegna in questo percorso possa anche fare una propria ricerca, altrimenti possiamo ancora aiutarvi a suggerire dei software adatti alle vostre esigenze. Io ve ne ho suggeriti alcuni, vi posso suggerire Magix Deluxe, Video Magix Deluxe, che è un software che costa poco, è abbastanza intuitivo e che vi permette, e soprattutto macina, ecco, video di tutti i tipi, di tutte le forme, perché ci troviamo a dover usare video che possono venire anche non so, da smartphone o videocamere diverse. Ogni videocamera può avere un proprio codec. Ecco, quindi un software di montaggio che riesca a utilizzare e integrarle tutte credo che sia molto, molto importante. Dovete decidere anche il formato, cioè ormai il formato è quasi sempre di 16 noni, che è il formato ormai più diffuso, quasi mai si trova il 4 terzi, sono formati che riguardano il rapporto della base per l'altezza dello schermo. Allora, dunque, scriviamo in chat uno. E Magix Video Deluxe. Questo è uno dei software che potete trovare. Comunque potete anche trovare se voi siete degli utenti
Apple avete iMovie, che è un software. Sto digitando tutti i software che possono essere alla portata di tutti. Ovviamente, se no, abbiamo Premiere, che è della Adobe. Credo, spero di aver scritto in maniera corretta, Adobe Premiere, che è un software molto completo e costoso. Oppure abbiamo Final Cut, che è l'equivalente di Premiere, quindi a livello professionale, ma della piattaforma Macintosh, quindi della Apple. Qui dovete un po' verificare voi qual è il software più adatto, altrimenti Movie Maker, diciamo che è un software che avete su qualsiasi PC Windows, chiaramente è un modello base che non vi consente delle elaborazioni complesse, ma che possono essere degli strumenti buoni da utilizzare. Se voi farete il video con ragazzi di scuola superiore, è molto facile che loro stessi ne conoscano altri, oppure che li sappiano direttamente utilizzare. Il linguaggio del montaggio è un linguaggio così. Ecco, Emanuela Fanelli suggerisce ai Movie che i ragazzi dominano molto con grande abilità. Chiaramente la capacità tecnica è una cosa, poi il montaggio ha una sua competenza, come dire, alfabetica, e qui diciamo tutto diventa un po' più complicato. Ci sono alcune regole che non entriamo nel dettaglio di queste regole. Io vi rimando a un testo poi alla fine di questo mio intervento, dove potete trovare dei suggerimenti e anche degli esercizi di montaggio. Io qui ve ne suggerisco solo, non ve ne, scusate, ve ne faccio vedere uno solo. Non entro nel dettaglio proprio perché bisognerebbe fare un webinar solo sul montaggio. Un aspetto importante del video che viene trascurato è l'aspetto dell'audio, innanzitutto perché l'audio, così come per le immagini, è sottoposto, l'audio è sottoposto alla protezione dei diritti d'autore, quindi potete rivolgervi a delle librerie di audio free che vi permettono di utilizzare la musica. Che così, senza dover pagare diritti d'autore, che non credo sia il caso. L'aspetto dell'audio è importante anche se voi avete dei dialoghi. Molto spesso è sconsigliabile usare il microfono della videocamera se il dialogo si svolge ad alcuni metri, è qualcosa a cui non si pensa. Si pensa che per fare un video basta una videocamera, in realtà l'audio è fondamentale e non c'è nulla così di più fastidioso che vedere un audiovisivo dove l'audio non è chiaro, non è comprensibile. L'audio veicola le atmosfere, non solo i contenuti, quindi è estremamente importante. Ecco, quindi l'audio va analizzato già in fase di preparazione, quando nelle dotazioni dovete fornirvi di un microfono, un radiomicrofono, un microfono a filo, se avete interviste o avete dialoghi da registrare appunto non vicini alla videocamera. Diciamo che il linguaggio del montaggio si basa su un modello mentale. Il modello mentale delle associazioni. Noi facciamo delle associazioni così spontaneamente, delle associazioni mentali tra sequenze di immagini. Ormai è un'attitudine che tutti hanno imparato, e quindi quando mettiamo in ordine due immagini, proviamo a capire che collegamento c'è tra la prima e la seconda. Qui è un esempio così, diciamo, banale, solo per dirvi come
a volte su immagini di oggetti diversi, è possibile comunque capire che cosa sta succedendo, anche se appunto i contenuti sono quasi, cioè sono separati anche dal luogo e dal tempo, perché in questa immagine che voi state vedendo, queste due immagini sono state fotografate a chilometri di distanza e anche in giorni diversi, ma io posso comunque costruire un messaggio. Quando fate il montaggio vi dovete chiedere tra un'inquadratura e quella successiva qual è il cosiddetto ponte semantico. Ponte semantico significa o che vedo lo stesso soggetto, cioè un attore o un personaggio che ritorna, ma il ponte semantico, permette anche di capire, di creare un collegamento se ritorna o se trova un collegamento di significato. C'è un significato che posso associare tra due immagini anche diverse fra loro? A volte il ponte semantico si costruisce su una continuità musicale, per cui io vedo immagini molto diverse fra loro, ma la stessa musica. Ecco, la musica mi aiuta a legare fra loro le immagini e lo spettatore capisce che fanno parte di uno stesso discorso. La fase, io mi sento di dare un suggerimento importante sulla settima tappa, che è quella della valutazione. Quando voi avete realizzato il vostro video e ovviamente la motivazione è quella di inviarla al concorso, vi suggerisco di far fare una valutazione del video a non solo una autovalutazione, ma una valutazione del video a colleghi della scuola, colleghi si intende ragazzi della scuola. Perché questo? Perché molte volte i ragazzi, i video scolastici, pensano di aver lanciato un messaggio, ma poi il linguaggio è molto difficile e non sempre il messaggio viene esplicitato chiaramente. E allora la valutazione da parte di una classe parallela è fondamentale per verificare se effettivamente i contenuti sono stati così comunicati in maniera efficace. E la domanda è proprio questa: il messaggio è stato capito dagli altri? È possibile ancora migliorare il video? E qual è la nostra valutazione? Esiste poi una valutazione personale sul video. Su questo tema della valutazione ritornerà la prossima settimana Roberto Trinchero e chiaramente la sua sarà una lezione anche sulla valutazione che faranno i professori sui diversi esiti, i diversi obiettivi del percorso video. Ma la valutazione di cui parlo io in questo caso è quella che deve essere fatta proprio sulla. Che deve essere fatta proprio sull'efficacia del video stesso. Dunque, qui Laura chiede dove può trovare musiche da inserire. Noi avevamo messo sul sito del concorso Energy Beats, forse Manuela Fanelli può aiutarci in questo, un sito da cui si potevano prendere musiche libere dai diritti d'autore. E quindi ecco, potremmo mettere anche questo link nel sito del concorso, così potete andare sul sicuro e scegliere musiche sulle quali domani non vi verranno a chiedere i diritti, altrimenti poi queste musiche verranno così addirittura tolte da YouTube, perché anche YouTube fa un controllo a tappeto proprio sulle musiche contenute per verificare se sono libere dai diritti d'autore. D'accordo? Ok, allora la fase della valutazione è importante, raccogliere un questionario, tramite un questionario anche, no? Far raccogliere ai ragazzi di una classe parallela le proprie opinioni è molto importante. Potete capire che tutto questo abitua anche i ragazzi che hanno seguito il percorso a una cultura della valutazione e soprattutto al rispetto del pubblico e alla verifica
sui propri messaggi. Molto spesso i ragazzi sono così stimolati a fare riprese e mettere tutto online, pensando che tutti sono interessati a tutto. Ecco, nella comunicazione, quello che capiscono gli altri non è un elemento così secondario e quindi riflettere su questa fase è fondamentale. Io mi avvio alla conclusione e per cui pian piano se anche voi un po' alla volta mi ponete delle domande, così proviamo anche a movimentare un pochino questa fase. Un altro suggerimento che vi consiglio di dare è quello di variare la raccolta delle immagini. La raccolta delle immagini che vuol dire che in fase di ripresa e quindi probabilmente anche in fase di costruzione dello storyboard bisogna uscire fuori da quello che normalmente avviene nei neofiti che mettono la videocamera in campo medio e fanno tutte le riprese in campo medio. E, se vedete questa immagine potete vedere che io ho suggerito di fare riprese di vario tipo. Si possono riprendere i dettagli, possono riprendere le azioni, si possono riprendere elementi simbolici che vanno poi a costruire il video. Ad esempio, se io voglio documentare, come vedete in questa vignetta, una partita di basket, a priori devo pensare nella mia mente che dovrò realizzare tutta una serie variegata di riprese. Questo ormai chi fa documentari già prevede che cosa può riprendere. Cosa riprende? Innanzitutto i simboli. I simboli sono importanti. Per simboli intendiamo non solo simboli grafici, in questo caso i numeri, ma in una partita di basket il pallone da basket non è solo un oggetto, è un simbolo che parla, che dice. E posso documentare, quindi i simboli vanno ripresi nel dettaglio. Posso documentare le azioni, in questo caso la ripresa può essere in campo medio. Devo documentare gli ambienti, i luoghi. Un altro aspetto è documentare le emozioni ed è questo il momento in cui si possono usare i primi piani. E così po come posso documentare i personaggi, per personaggi intendiamo delle figure emblematiche in questo caso di questo documentario. Anche qui posso usare non so, mezza figura, un campo americano, una figura intera, se è importante che il personaggio venga inquadrato per intero. Allora, capite che io scelgo le inquadrature, ma ogni inquadratura andrà a documentare un aspetto importante di quell'avvenimento, perché il video non è una webcam oppure una telecamera così di sicurezza che inquadra un ambiente e tutto quello che avviene lì lo cattura. Il video è una costruzione e nella costruzione vanno utilizzate tutte le possibilità espressive. Bene. Per concludere, prima di farvi vedere un video che non so se è stato caricato, ma così poi chiedo se è possibile così vederlo per magari commentarlo e concludere con un commento, vi rimando a questo testo che contiene quello che vi ho detto e anche tutta una serie di esercizi e approfondimenti che possono esservi utili per entrare di più nel linguaggio della videoproduzione educativa, cioè quella videoproduzione che ha come obiettivo fondamentale non solo comunicare un messaggio, ma permettere ai ragazzi di raggiungere fondamentali conquiste educative. Allora, chiedo allo staff di Insegnalo se è possibile mandare il video Allora, che vi sono suggerito. il video non va, chiaramente è stato caricato e il formato non è supportato, è la sorpresa dell'ultimo secondo, quindi hai visto poco fa che è venuto fuori il messaggio che non era supportato. Se vuoi possiamo condividere il link.
Possiamo pure provo a lanciarlo sul mio Prova, schermo dai. e metto il microfono perché il link Sì. poi non sappiamo se tutti stanno vedendo la stessa cosa. Allora io provo a... Intanto lo devo cercare, aspetta. Dunque, questo video è il video che ha vinto un concorso simile al vostro, e il concorso si chiama Energy Beats e i video scolastici riguardavano argomenti legati al consumo energetico. E, così è un video che dura poco, 3 minuti, e vediamo un attimo se lo possiamo lanciare. Io devo condividere lo schermo, ovviamente. Sì, esatto. O è già in condivisione? Dunque, dov'è? No, non sei ancora in condivisione. Non sono ancora in condivisione. No, Io ho devi fare perso però la condividi lo schermata schermo e poi adesso. generale. Perché non vedo più la schermata? La riunione è stata aperta? Forse sono fuori dalla stanza della riunione. Ah no, forse sono qua. Ecco. Allora, condividi lo schermo. Desktop, condividi. Voi adesso Ok, vedete il mio adesso vediamo il tuo desktop? schermo. Provo a Esatto. mettere il microfono vicino al... scusa, devo togliere la cuffia e mettere il microfono vicino Vediamo se va, eh. Che se togli la cuffia e la avvicini all'auricolare dovrebbe già essere sufficiente. Ok, allora io spero di non aver rovinato questo video perché era così molto... sì, il sonoro era un semplice commento, perché insomma spero di non averlo rovinato perché...
perché insomma è un peccato, è un video molto bello realizzato dai ragazzi di una scuola di Barcellona che ha vinto questo premio. E come ultimo, aspettate, voglio farvi vedere anche la... Un attimo, sto ancora condividendo lo schermo perché voglio lanciare questo programma che si chiama... No, Adobe Premiere. Adobe Premiere. E Ti ho voglio... interrotto la condivisione dello schermo, quindi devi ricondividerlo. Ah, ok, intanto lancio il programma e poi lo condivido. Intanto per voi mi potete ascoltare, giusto? Sì. Ok, no, voglio farvi vedere così come funziona questo programma, che è, diciamo, un programma standard, così di videomontaggio, no? Così proviamo anche a fare qualche ragionamento su come si può lavorare nel... Per tagliare un video. Facciamo questo esperimento perché insegnare queste cose a distanza è veramente quasi un'impresa complessa. Allora, un attimo che cerco il video. Allora, innanzitutto vediamo se ci sono domande. Dunque, intanto volevo dirvi che, ecco, adesso vedete il video, no? Vedete il desktop. Intanto avete visto che nel video ci sono delle zone complicate dal fatto che possono essere presenti dei marchi. Avete visto che c'erano delle parti così annebbiate, no? Perché era presente il marchio della Coca-Cola e bisognava in qualche modo così anche oscurarlo. Adesso, come vedete, ogni video ha una finestra che vi permette di scegliere le inquadrature da selezionare, no? Sì, vediamo tutto. Va Bene, allora quello che sto condividendo è la schermata tipica di un software di montaggio, che normalmente ha qui quella che si chiama la libreria, cioè tutte le i file che sono utili per il montaggio, no? Questi file poi possono essere lavorati in una schermata di lavoro e qui poi abbiamo il risultato finale. Qui nel settaggio, come vedete, abbiamo fatto un errore. Vedete che questi sono queste 16 noni, mentre abbiamo impostato qui 4 terzi. Qui potete vedere con chiarezza la differenza dello schermo. In questo programma all'inizio gli devi dire come vuoi che sia il prodotto finale. Io evidentemente ho sbagliato, gli ho detto 4 terzi, mentre il file originale è in 16 noni. Allora io prendo il file, lo metto qui e qui lo posso vedere, elaborare come mi pare. Elaborare vuol dire che io posso scorrere velocemente per andarmi a vedere le immagini che mi servono di più e poi posso nel caso prendere il frammento che mi occorre, no? Chiaramente questo è il video che avete appena visto e quindi è già montato, no? Ma in questo video posso decidere ad esempio di prendere un frammento soltanto, di selezionarlo qui con questa mark in che è la parentesi e il markout che è il punto finale e prendo solo questo frammentino qui, Questo lo prendo, lo metto in quest'altra fase, in quest'altra zona, in quest'altra finestra che si chiama timeline. Tutti i programmi di videomontaggio hanno grosso modo questi tre spazi, no? Nella timeline, come vedete, posso rivedere il risultato finale che è qui. In questo caso vedete che c'è un problema legato ai 4 terzi, ma adesso non possiamo farci niente. E posso scorrere in avanti, indietro, posso eventualmente anche qui riaccorciare, guardate, oppure riallungare questa mia clip,
per poterla ulteriormente rielaborare. Poi torno a scegliere altre immagini nella mia libreria. Volevo farvi vedere come è interessante, ecco, quello che vi dicevo prima, di non trascurare, come hanno fatto i ragazzi di questo video, i dettagli. Per esempio, per raccontare una persona che si alza, non è detto che bisogna inquadrare la persona a figura intera, no? Mettere la videocamera nella sua stanza da letto. Cioè, hanno costruito una serie di simboli, la sveglia e le mani che... La sveglia, le maniche, così appunto un attimo che tolgo l'audio, non so, la tazza di caffè non è soltanto un oggetto, ma in questo caso è un simbolo. Cosa ci dice? Ci dice colazione, carica di energia, inizio di giornata, no? Per esempio. Noi lavoriamo per interpretazioni di simboli, gli spettatori lavorano molto per interpretazioni di simboli e questo permette anche poi, come hanno fatto in questo video, di arrivare a costruire il messaggio, di svelare il messaggio solo alla fine. Quindi si presta molto in questo caso alla simbolizzazione. Come vi dicevo, bisogna stare attenti a non a coprire come hanno dovuto. Di questo concorso, ma anche tutti quelli che sono stati ospiti di questo webinar. Quindi magari vi rimando ovviamente al webinar della prossima settimana che concluderà questo ciclo, come vi rimando anche al link dell'associazione Med Media Education, dove potete trovare tutte le informazioni che riguardano in senso ampio la media education e tutte le attività media educative che si fanno in Italia. Grazie ancora, grazie a tutti e arrivederci alla prossima occasione.